I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buonasera a tutti, sono le 20 puntuali ed ecco qua che noi partiamo con una nuova puntata di Casa Lotto. Ecco, anche lì ho prontissimo perché domani si inizia un nuovo mese, quindi la prima estrazione, quindi anche lì molta curiosità. Ciao, buonasera. Ciao Clara, buona serata a te, buon venerdì sera a tutti coloro che stanno seguendo Casa Lotto, nuovo appuntamento, ultimo di questo mese di maggio e noi siamo pronti, siamo veramente determinati per l'estrazione di domani sera, prima estrazione del mese di giugno, perciò attenzione perché in questo venerdì sera abbiamo delle informazioni veramente importanti, delle informazioni che assolutamente non dovete perdere perché oramai l'estrazione è qua, tra 24 ore, prima estrazione del mese, estrazione del sabato sera, ma è chiaro, come io e Marco diciamo sempre, si può arrivare preparati ad ogni estrazione e basta effettuare una chiamata per aggiornare i numeri. Già noi ci siamo visti questo pomeriggio dalle ore quindi dalle ore 14.30 alle ore 15.30 con la nostra fantastica diretta, ma attenzione perché molte persone già da ieri sera hanno mandato le foto degli scontrini vincenti appunto dell'estrazione di ieri sera, ieri era giovedì, attenzione perché avete visto che anche ieri sera come seconda estrazione della settimana è andata bene, è andata benissimo anche se non è arrivato il 90, perché è andata bene? Perché erano due giorni che io con Marco vi parlavamo della ruota del Lotto di Bari dove aveva questo fantastico ambo di figura 9. Beh, anche qua, signori, non ci siamo sbagliati, 9.45, ambo a Bari al primo colpo di gioco, fantastico perché tutta l'Italia ha vinto questo 9.45, un primo colpo fantastico, un primo colpo importantissimo perché la condizione era alla ruota del Lotto di Bari e Bari ha dato questo 9.45, quindi era proprio ambo secco, ambo nei tre numeri, massimo nei quattro numeri, è chiaro se avete gestito l'informazione col 90 l'avete vinto in quattro numeri, ma comunque la base era proprio 9,90, una volta col 45, una volta col 54, fantastico, se arrivava il 90 era un terno, ma va bene così perché sempre a Bari 9,53, vediamo anche il 9,53 della ruota del Lotto di Bari, questo è arrivato al terzo colpo di gioco, però è arrivato e poi Venezia che ha confermato l'88 con l'89, questo di Venezia è un classico di ogni fine mese perché io e Marco sempre a fine mese vi diciamo attenzione radicali del lotto, storia vecchia questa, ma vedete come funzionano le nostre formule e questo 88-89 dal Bari Venezia secondo colpo di gioco è stato fantastico perché era proprio il consiglio che vi abbiamo portato per martedì sera. Ma andiamo a vedere appunto un po' questa settimana come è andata perché partendo dall'estrazione di martedì il 5 con il 9, beh attenzione signori qua avevamo il 5 da abbinare al 9,90 e la ruota nazionale ha dato proprio il 5 e 9, fantastico, ma attenzione perché avevamo anche la 9,39,69, ecco 9,69 come ambo secco, abbinamento
del 9 e questo 9,69,90. Attenzione, perché martedì c'è stato anche un terno per tutte le ruote, 1,28,74, altro terno che si va ad aggiungere ai terni che abbiamo vinto in precedenza, il 9,18,90, il 9,15,90. Attenzione, perché ci sembra che questo mese ha dato veramente tanto, ma noi dobbiamo, anzi siamo determinati a iniziare bene appunto il mese di giugno, e lo possiamo fare, tutti voi potete farlo, perché i nostri consigli sono alla portata di tutti voi, sono veramente ristretti, sono pochi e diventa importante aggiornare i numeri per domani. Quindi voltiamo pagina, anche se ci saranno delle persone deluse che magari non hanno giocato, che magari hanno lasciato proprio l'88-89, attenzione, giriamo pagina, cominciamo il mese nella maniera più importante e siete voi a decidere appunto. Vi potete prendere un quaderno e scrivere quanto spendete per la chiamata, quanto spendete per giocare e quanto vincete. È chiaro che poi siete voi a decidere, ma io vi dico una cosa, la telefonata costa poco, è chiaro che giocando, se puntate un euro, due euro, è sempre una cifra bassa, ma quando si vince anche un solo ambo, attenzione, perché si vince molto. Magari, Michele, vediamo quel 9,45 puntato a 3 euro o i 2 euro che puntano appunto sull'ambo. Attenzione, perché anche 2 euro su un ambo sono 500 euro e quindi 500 euro non è poco, non è poca roba, e se sono 3 euro è chiaro che sono 750 euro. Qua era solo una ruota, e attenzione, perché anche il semplice euro va bene, va molto bene, magari anche sull'88-89 ci sono dei 3 euro, eccolo qua, 750 euro giocando due ambi. Signori, mica li spendete 750 euro, e quindi attenzione, perché diventa questo il gioco del lotto ed è assolutamente molto molto importante. Allora Clara, sì. Ho voglia di parlare stasera. Vai. Lo posso fare, noi siamo arrivati. Parla. Proprio per la diretta in fretta e furia. Sì. Perché noi abbiamo chiuso la diretta alle ore 15:30 con la spiegazione di questo fantastico sistema che proprio in questo mese, perché siamo ancora a maggio, ha dato alla ruota nazionale il 2,20,29. Attenzione, perché aveva dato il terno, e io con Marco vi avevamo detto che vi avremmo dato appunto l'indicazione di come si calcolano questi due ambi tra la ruota di Roma e la ruota nazionale. Perché? Perché questo sistema è un sistema importante e si deve applicare all'ultima estrazione del mese. Ieri era l'ultima estrazione del mese, e attenzione, perché qua calcolerete con una semplicissima condizione matematica, quindi o una somma o una sottrazione o una divisione o una moltiplicazione, calcolerete appunto questi due ambi secchi. Signori, l'ultima estrazione è stata ieri, quindi possiamo già calcolare questi due ambi secchi, ma è chiaro che dopo avervi spiegato come si calcolano questi due ambi secchi, io vi do anche i nuovi numeri di Roma Nazionale, quindi questo assolutamente è palese. Voi dovete munirvi solo della vostra agenda del lotto o di un quaderno, di una penna, e ascoltare appunto tramite il prossimo portale come si calcola, come si effettua questo calcolo, ed è appunto un'operazione semplicissima. Troverete questi due ambi secchi. Allora, questo pomeriggio è andato a ruba, perché lo sapete che comunque i sistemi di Lio e di Marco sono sempre qualcosa di esclusivo, e allora vediamo in quanti siete in questa sera a volere per sempre questo sistema. E vi basta questa telefonata veramente, signori, per avere un sistema che ad ogni ultima estrazione voi applicherete alla ruota del Lotto di Roma per i due ambi secchi a Roma Nazionale. Sapete che molti lottologi vendono i propri sistemi a 50, 100, a 200 euro. Attenzione, perché oggi, solo in questo venerdì sera, lo troverete nel portale al costo della telefonata. Seguitemi, grazie. Io lo voglio. Allora,
Allora, signori, attenzione, perché questo sistema aveva dato il terno nazionale 2-20-29, ma questo sistema ha dato sempre tanto, se non in ambo, in terno. E allora, signori, attenzione, perché ieri c'è stata l'ultima estrazione del mese e questo sistema è un sistema valido per sempre e da sempre. Allora, attenzione, perché si agisce alla ruota del lotto di Roma per avere i due ambi secchi a Roma Nazionale. Sono solo due ambi, tutti li potete calcolare perché è un metodo facilissimo, è un metodo elementare, ma dà veramente tantissime soddisfazioni. E allora, può partire il numero in questo momento, attenzione, 89 34 94 34, ripeto, 89 34 94 34, penna, agenda o quaderno del lotto, scrivete quello che io vi ho detto e avrete questa formula importantissima. Così alla fine del mese di giugno, alla fine di luglio, di agosto e per sempre, voi all'ultima estrazione vi calcolerete voi stessi questi due ambi secchi e diventa estremamente importante. È chiaro che nel portale troverete anche i due ambi già belli e pronti. E allora, signori, non rinunciate a questa informazione, perché sarà la vostra informazione valida per sempre, ma soprattutto da sempre. Bene, io con Marco sappiamo di avere accontentato molte persone che volevano questa informazione, e allora via con le vostre chiamate. 1,50 € al minuto da rete fissa, 1,80 € al minuto dai cellulari, e questo sarà il vostro sistema svelato Roma Nazionale, è il sistema che aveva dato il terno 2-20-29. Via con le vostre chiamate, è importantissima questa informazione. Black Panthers, play for freedom. Black Panthers, use your wisdom. Black Panthers, keep the ball. Black Panthers, free and all. Up with concentration, heartages our nation, waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom, dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Allora, adesso prego dalla regia, mandate la sigla perché inizia il Pratigate. Ah, non ce l'abbiamo la sigla? No, ah vabbè, ok. Wow. No, perché ci vuole, perché ormai quando si parla di Pamela Prati, vabbè, ne parlano tutti, credo che anche all'estero, tra un po'. Certo, c'è poco da ridere, prima anche a me divertiva molto, adesso un po' meno. Però vediamo le ultimissime notizie. Allora, l'avvocato di Pamela Prati, Irene Della Rocca, lancia l'allarme. Oh, potrebbero finire in rete, o forse ci sono già, i suoi video molto privati.
Qua vediamo, la vediamo la Prati nella trasmissione Chi l'ha visto, anche lì ha suscitato un sacco di polemiche, praticamente ha distrutto una trasmissione che era un punto di riferimento per la Rai. E lei viene ripetutamente inquadrata come in questo momento, ma non parla. Poi, allora, per quanto riguarda invece la notizia lanciata dall'avvocato, anche la Toffanini, se ti ricordi bene, Lio, perché tu hai seguito questa vicenda, la Toffanini le aveva chiesto, le ha detto, ma Pamela non è che ci sono dei video, delle cose compromettenti in giro, in rete? E la Prati cosa ha risposto? Ha detto no, assolutamente, poi io sono una sex symbol, quindi di me in giro c'è di tutto, se lei ha fatto forse calendari nudi, cioè non è che ha fatto le sue cose come tante, dai calendari a intimo, a nudo, di tutto di più. Quindi, infatti lei gliel'ha detto, ma sei sicura che non c'è niente? E la Prati ha detto, no, assolutamente non c'è niente. Adesso invece esce la notizia che forse c'è un video. Cosa facciamo? Non se ne può più, assolutamente no. Sì, anche no. Perché comunque se c'è un video in rete, magari anche un video sexy, beh, è chiaro, l'hai fatto tu e di conseguenza cerca di assumere le responsabilità di quello che hai fatto. Io sono sincero, Clara, se dovesse capitare una cosa a me, al sottoscritto, e poi magari vengo ricattato per un video, per delle foto, o mi paghi o lo mettiamo in rete, ma mettetelo in rete, ma non me ne frega niente, ma assolutamente. Bravo, bravo, ma infatti, ma dai. Ma assolutamente, ma quante parole per niente, sì, anche perché sì, comunque sì. Basta un attimino essere responsabili di quello che si fa, ed è chiaro, signori, che comunque quando si fanno delle cose con la webcam, bisogna stare molto, molto attenti, perché infatti. Soprattutto se non conosci quello che comunque, o quella che c'è dall'altra parte, occhio, bisogna stare attenti, perché comunque ultimamente ragazzi e ragazzine sono abituati a fare queste cose, quindi attenzione, quello che ti ho detto. Allora, se dovesse capitare a me non mi interessa niente, certo. Metteteli pure in rete, ma attenzione, perché comunque queste cose capitano. E tutta questa storia di Pamela Prati cosa ci insegna? Ci insegna ancora una volta a diffidare del web, a diffidare delle persone che si incontrano in rete e non si sa chi sono. Stop. Bravo, infatti questo è un ottimo messaggio anche per tutti i giovanissimi che iniziano appunto a usare i cellulari. Non fate foto, non fate video, soprattutto compromettenti, state molto attenti. E poi vabbè, c'è anche una giustizia che si occupa appunto dei reati informatici, perché se un'altra persona filmare infatti cose contro la propria volontà, lì vabbè, ci deve essere la galera assolutamente e delle pene appunto pesanti, perché ci sono casi infatti anche di persone che si sono tolte la vita per la vergogna. Brava, e questo bravissima. Non deve accadere assolutamente, ci vogliono delle punizioni, delle pene severe, perché cose come queste non devono accadere. Noi, come dire, siamo in un ambiente particolare, anche una persona dello spettacolo non deve accadere, perché è privato una cosa, però come dire, ci sono persone un po' più forti, poi se lo fai che volevi fare una pubblicità, volevi fare chissà che altre cose. Ma vedi, Clara, può accadere sempre di tutto, perché come prima ho detto, quando tu chatti con una persona che magari hai conosciuto due giorni prima, non sai in realtà chi è questa persona. E attenzione anche alle persone anziane, alle persone un po' deboli, che magari incontrano un uomo, gli fanno dei complimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Fate attenzione, non vi fidate, perché non si sa chi c'è al di là, quindi del computer, del cellulare, eccetera, eccetera, eccetera. È vero, bravo, bravo. Purtroppo questo deve, speriamo che anche i giovanissimi lo capiscano, perché sai, molte volte magari conosci il ragazzino che ti dice, ah, dai, mandami la foto così, mandami la foto così. Sì. Non lo fate. Assolutamente sì, perché comunque io conosco, ho degli amici molto giovani che comunque alle volte raccontano al sottoscritto, ah, guarda, ho conosciuto questo, quell'altro, mi ha chiesto questo, mi ha fatto quell'altro, e io dico, stai attento, soprattutto cerca di essere responsabile con quello che fai, con questo bravo. Cavolo di cellulare, perché bravo. È un pericolo. Bravo, bravo, è vero, speriamo, dai.
Allora, intanto andiamo avanti perché sì, ci sono 10 minuti, poi avremo la pubblicità, ma poi si continua. Assolutamente sì, ora attenzione perché dobbiamo assolutamente valutare la nuova figura 9 per il mese di maggio. Siamo ancora alla ruota del lotto di Bari, attenzione perché in questo fantastico portale abbiamo anche il nuovo 88. Allora Michele, qua da Casalotto, per cortesia, vediamo gli 88-89 alla ruota del lotto di Venezia, vediamo il 9-45 del primo colpo di gioco e la condizione appunto del 2-7-7. Bene, questo è stato l'ambo 88-89 dal Bari Venezia, secondo colpo, vinto da tutta l'Italia, i radicali, avete visto che non sono mancati anche in questo mese di maggio, fine mese, noi ve lo diciamo sempre, vi annoiamo, i radicali sono fondamentali ed eccoli qua, 88-89, figura 9, 9-45. Beh, che dire, questo è stato l'ambo, veramente è stata la ciliegina sulla torta, perché di figura 9 ne abbiamo vinta tanta in questo mese di maggio e proprio con l'ultima estrazione, il 9-45, tac, ci voleva la ruota dell'8 di Bari, ma attenzione perché proprio questo 9-45 conferma il nuovo terno di Bari, un fantastico terno a 3 numeri, e attenzione perché voi lo potete avere in questo momento tramite il nostro portale. E allora vi dico, seguitemi in redazione perché è estremamente importante questa formula della ruota di Bari, venite con me, grazie. Ne abbiamo parlato anche questo pomeriggio e questo portale, le linee di questo portale veramente sono andate a ruba, quindi sapete che quando Lio e Marco parlano dell'88, sapete che è un'informazione che voi conoscete oramai da anni, oramai da 22 anni, e attenzione perché la formula 35-53 è sempre stata la conferma dell'88, un po' come la 26-62. Signori, valutiamo l'88 per domani sera, e manca poco all'estrazione di domani, quindi ascoltate adesso l'informazione perché siete in tempo ad avere anche la figura 9 interno secco solo alla ruota dell'8 di Bari. Non aspettate perché è importante adesso più che mai avere con una chiamata il terno di figura 9 solo alla ruota dell'8 di Bari, un solo terno secco e il fantastico 88. Infatti Marco questo pomeriggio ha fatto l'aggiornamento live all'89-22-77. È un'informazione riservata a voi di amici di 7 Gold, quindi ascoltatela subito in questo portale. Via con le vostre chiamate, è importante avere questa formula. Zappa nel pozzo con un pupazzo zoppo e rozzo, le passan passeri nel pensiero e rare rane con un neo nero. Puzzola pazza inzeppa la zuppa e trita trippa per troppa truppa e cuoce in coccio ceci con caci e ciba amici con cimici e baci. Sola pazza alza una pezza, tela di latte a tutta altezza, sale le scale e in sala salta e senza sventola la vela alta. Nel pozzo con un pupazzo zoppo e rozzo, le passan passeri nel pensiero e rare rane con un neo nero. Puzzola
pazza inzeppa la zuppa e trita trippa per troppa truppa e cuoce in coccio ceci con caci e ciba amici con cimici e baci. La pazza alza una pezza tela di latte a tutta altezza, sale le scale e in sala salta e svelta sventola la vela alta. L'estate che ci vuole, babe, è l'estate dell'amore, è l'estate che discende lieve e che scioglie i nostri cuori, e insieme balleremo il tango. La pubblicità, parliamo di circo, per una bella notizia, perché in effetti tantissime persone, a molti non piace il circo proprio perché fa tristezza vedere come vengono trattati gli animali, no? Adesso sembra che c'è questa soluzione, l'ologramma circense, quindi i circhi con gli animali veri stanno già quasi scomparendo, al loro posto potrebbero nascere appunto questi qua, circhi popolati da animali in ologramma, un po' come succede ora nei concerti in cui appaiono star defunte o clonate in ologrammi tridimensionali. Ecco qua, qua sembra in effetti vero, Sembra, ma non lo è, non quindi lo è. Questo ovviamente per tutti coloro che amano il circo limita, evita proprio il fascino di andare al circo e vedere comunque gli animali veri. Comunque io sono assolutamente d'accordo di non far lavorare gli animali nel circo, perché gli animali hanno bisogno della sua terra, del suo habitat naturale, quindi sono assolutamente contro ogni forma di violenza sugli animali e anche quello appunto degli animali nel circo, beh, assolutamente sono contro. Ma io, Clara, sono anche contro alle persone che hanno un cane che gli mettono il fiocchettino, la mollettina e questo e quell'altro, perché il cane sta male, il cane soffre, non è abituato così, quindi facciamo attenzione, perché gli animali non sono giocattoli nel più piccolo e nel più grande, quindi se vogliamo un animale lo dobbiamo rispettare dall'inizio alla fine, stop, non ci sono scuse. Bravo, è vero, adesso c'era anche la moda di quelli che coloravano i cani, che ho detto ma perché, poverini, pietà, fa male a noi. Tante volte dicono, ecco, prima di fare il colore controlla che non ti venga l'allergia di qua di là, invece i poveri animali, niente, i cani, qualsiasi colore verde, blu, tutto sì. Perché è di moda, non va bene assolutamente, perché non possono parlare, brava, solo quello, brava, infatti, incredibile, infatti guarda, questa è una bella notizia, perché in effetti anche io da piccola andavo a vedere il circo con gli animali, erano carini, però in effetti loro dicono, tutti hanno sempre detto, quelli che lavorano nei circhi, che assolutamente vengono trattati bene, a volte li salvano pure, li danno da mangiare. Però, allora, non lo Clara, so, i miei dubbi, ci sta tutto che comunque vengono trattati bene, li salvano, gli danno da mangiare, pulizia, eccetera, eccetera, perché comunque è chiaro, un animale deve essere pulito, deve essere comunque al top, al massimo, ma non è questa la vita di un animale, non è questa la vita di un elefante o di un qualsiasi altro animale, perché comunque è chiaro, loro devono essere liberi, quindi bravo, in un circo non sono liberi e di conseguenza dopo ci meravigliamo quando un animale impazzisce dopo anche anni, ma è sempre stato buono, bravo, ma è sempre stato il migliore animale, dopo un bel giorno va fuori di testa, perché chiaro, non avendo il suo habitat naturale, e poi alle volte succedono delle cose brutte, ma questo ci sta, perché comunque è come tenere un animale in prigione e costringerlo a lavorare anche se non ha voglia. Bravo, è vero, stavo pensando anche allo zoo. Anche quello lì mi fa un po' tristezza. Adesso però non ce ne sono tanti di zoo, Sì, no, però sì sono, mamma. E a volte sì, belli e tutto, però guarda, tristezza, mi dispiace sì, per gli animali sì, sempre. Sì, è vero, quindi, è vero.
Vabbè, ci sarebbe tanto da parlare, ma non possiamo perché adesso ci fermiamo per pochissimo. C'è la pubblicità e dopo continuiamo con... Dopo assolutamente dobbiamo continuare con lo speciale 90 perché ci sono tantissime richieste di questo 90. Primo 90 del mese di maggio, attenzione perché in questo primo 90 di giugno, in maggio abbiamo ben vinto due volte il 9,90 e addirittura tre terni importanti col 9,90. A dopo! A dopo! Eccoci qua, vi stavamo aspettando, allora ultimi 10 minuti per approfittare dei consigli di Lio e di Marco per le stazioni di domani, la prima del mese di aprile, mese che avete già detto sarà bello bello, no? Di giugno, non di aprile. Aspetta, è nero, lo devo dire in spagnolo, è nero, febbraio, marzo, aprile, è vero, junio, giugno, giugno, junio, junio. Dopo tanti anni, scusate, devo contare, devo dire i mesi in spagnolo, vabbè, pazienza. Va bene, Clara, allora mi accomodo in redazione perché questa informazione è l'informazione del 90, unica informazione del 90, già ne abbiamo parlato questo pomeriggio, due ambi e un terno secco. Io vi chiedo solo una cosa, 50 centesimi in più o un euro in più sull'ambo di figura 9. Guardate che questo ambo con il 90 è un ambo di figura 9, lo abbiamo già vinto parecchie volte ed è fantastico proprio per domani. Seguitemi, grazie. Molto bene, eccomi in redazione ed ecco che è partito il portale 895-095. Fantastico portale e questo vi permette in questo venerdì sera, chiaramente valido domani, di avere il 90 sviluppato nei due ambi secchi e un solo terno secco. Allora signori attenzione perché il 90 di giugno, prima estrazione del mese, ricordate il primo 90 del mese di maggio? Beh, ci aveva dato alla ruota nazionale il 77 con il 90 e il 72 con il 90. Io non li dimentico questi ambi perché sono ambi veri, sono ambi che io e Marco vi abbiamo trasferito a voi e sono arrivati a ruota ed ecco qua, vedete, nazionale 72-90, estrazione del 2 maggio, 77-90, sempre alla ruota nazionale. Signori attenzione perché poi andando avanti è arrivato anche il 9,90, il 18,990, fantastico, il 5,90 anch'esso, attenzione perché è stato l'ambo storico di Lio e di Marco, l'89,90 a Napoli. Signori attenzione perché questi sono le vostre vincite, le vostre testimonianze con i nostri consigli. E allora attenzione per domani sera, due ambi, un terno secco nello speciale 90 della prima estrazione del mese, occhio all'ambo di figura 9, io lo specifico. E allora 895-095 tasto 3, entrate, non perdete questa informazione perché è importantissima.
Allora, adesso abbiamo un'altra notizia. Io qua già dico, vi avverto, mi avvalerò della facoltà di non rispondere perché, vabbè, mi sembra una pazzia. Parliamo di Elettra Lamborghini, eccola qua. Eclettica e scoppiettante cantante, star di The Voice of Italy, svela il suo lato spirituale e afferma. Sentite un po', guarda, senti Lio cosa ha detto. Io domando e Dio mi risponde. E come se non bastasse, la 25enne aggiunge: credo di essere una sensitiva. Cioè, lei dice veramente di parlare con Dio e lui veramente le risponde. Io credo che neanche il Papa. Beh, assolutamente, fa delle affermazioni molto forti, quindi non si sa bene se è per avere più attenzione o se è in quanto vuole dare un qualcosa di se stessa, però attenzione perché comunque mi sembra un'affermazione fatta un po' all'acqua di rose, soprattutto in un programma dove non c'entra nulla. Io non sto seguendo quest'anno questa edizione. Ah, non l'hai visto? No, non l'ho visto perché, insomma, non è che mi fa impazzire, ma neanche gli altri anni mi ha fatto impazzire. Di conseguenza, non so nemmeno come sta andando, ma dobbiamo comunque sempre fare attenzione a quello che si sente. Infatti, guardate che, vabbè, tra la televisione e tra i social e le cose, vabbè, ragazzi... allora, stiamo andando indietro, non avanti, però qui invece stiamo andando purtroppo verso la fine della puntata, quindi gli ultimi minuti tutti per te, Lio. Va bene, allora io non perdo neanche un secondo e mi reco immediatamente in redazione per l'ultima formula finale per l'estrazione di domani sera. Seguitemi, grazie. Ultima possibilità per tutti voi, prendere o lasciare il terno secco di figura 9 alla ruota del lotto di Bari, una ruota, un terno, un'estrazione, ottimo, perché 9.45 conferma il nuovo terno secco di tre numeri. Signori, attenzione perché questo terno è un terno importante, beh, come è stato importante il 9.45. Sapete quante persone l'hanno vinto questo 9.45? Un fantastico primo colpo di gioco, tutta l'Italia l'ha vinto, ma ora noi ci aspettiamo di più, addirittura ci aspettiamo il terno secco a Bari. Speciale 88 di Milano-Napoli, ecco che in una telefonata avrete queste tracce fantastiche di Lio e di Marco per l'estrazione di domani prima del mese. Non rinunciate a questa informazione perché due informazioni in una chiamata, beh, avrete il tutto, quindi è importante ascoltare adesso questo portale. Via con le vostre chiamate da rete fissa dai cellulari 89 22 77. Sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento, con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione.
Allora, buon venerdì sera a tutti, divertitevi. Domani mattina alle 9.50 saremo qui di nuovo con voi. A domani. Assolutamente sì, grazie a te Clara, ma soprattutto grazie a voi che avete seguito anche questa fantastica diretta di questo venerdì 31 maggio. Buon giugno, ma noi domani, proprio domani mattina alle 9.50 vi daremo il buongiorno, vi augureremo quindi buon mese di giugno e sapete che nel mese di giugno ci saranno delle novità importantissime anche di Lotto Estate. Buona serata domani, ciao!